Per centinaia di anni, i mostri marini sono emersi per devastare l'umanità. In risposta, i marinai si avventurarono verso il mare aperto sulle loro navi per cacciare le bestie. Il più famoso di questi è l'equipaggio della Inevitabile. Guidato dal leggendario Capitano Crow, dal suo primo ufficiale Sarah Sharp e dal figlio adottivo Jacob Holland. Sono sostenuti finanziariamente dal re e dalla regina, che hanno fondato una illustre società soprannominata Three Bridges. Dopo essere stato quasi ucciso durante una caccia, Crow dice a Jacob che lo nominerà capitano una volta che avranno ucciso una bestia conosciuta come Furia Rossa, che gli ha portato via un occhio. L'equipaggio torna a Three Bridges per riscuotere il pagamento dell'ultima cattura, ma il re e la regina gli dicono che saranno presto sostituiti da una nave della marina chiamata l'Imperatore, guidata dall'ammiraglio Hornagold, che continuerà a cacciare bestie marine al loro posto. Jacob propone che al suo equipaggio venga data un'ultima possibilità di uccidere la Furia Rossa, così da guadagnarsi il diritto di poter continuare a cacciare le bestie in loro nome in caso di successo, cosa che il re e la regina accettano. Dopo la partenza, l'equipaggio scopre che una ragazza orfana di nome Maisie Bramble si è nascosta sulla nave per unirsi a loro, ispirata dai suoi defunti genitori, che sono morti durante una caccia. L'Inevitabile trova e attacca la Furia Rossa. Contro gli ordini di Crow, Jacob permette, seppur con esitazione, a Maisie di tagliare una corda che collega la nave alla Furia, che salva l'equipaggio, ma lascia scappare il mostro. Irritato, Crow li tiene entrambi sotto tiro e chiede a Jacob di portare Maisie da lui, prima che la Furia emerga dalle profondità e ingoi Maisie e Jacob in un sol boccone. Il mostro porta Jacob e Maisie su un'isola popolata da molte altre bestie. Maisie scopre che la Furia non è cattiva e fa amicizia con lei, chiamandola Red. Maisie inizia a credere che i mostri siano in realtà solo creature incomprese, cosa che Jacob non condivide. Fa anche amicizia con una creatura più piccola che chiama Blue. Dopo che Red li ha salvati da una grossa bestia granchio, Jacob e Maisie la convincono a portarli sull'isola di Rum Pepper, in modo che possano assicurarsi una nave per tornare a Three Bridges. Nel frattempo, credendo che Jacob sia morto, Crow scivola in un'ossessione vendicativa con il suo desiderio di uccidere Red. Cerca un'anziana mercante di nome Gwen Butterby, che dà a Crow un veleno abbastanza potente da uccidere Red e un enorme arpione. Mentre sono sulla schiena di Red, Jacob e Maisie legano con la creatura e tra di loro. Jacob lentamente inizia a supportare la convinzione di Maisie che le bestie siano innocenti e arriva a rinunciare alla sua natura di cacciatore. Raggiungono l'isola di Rum Pepper, ma scoprono che la Imperatore e Hornagold sono di stanza lì. Red attacca la nave, che fa piovere grandine di fuoco contro la bestia con i cannoni, uno dei quali ferisce Maisie. Prima che la bestia possa uccidere Hornagold dopo aver distrutto la Imperatore, Jacob le impedisce di farlo. Red vede l'Inevitabile e la attacca, ma viene colpita con l'arpione con la punta avvelenata e perde tutte le energie, con Crow che la tiene in vita abbastanza a lungo da portarla al re e alla regina come trofeo. Maisie si riprende, ma viene poi imprigionata nella sua stanza a bordo dell'Inevitabile mentre arrivano a Three Bridges con Red al seguito. Blue libera Maisie e, dopo aver notato che il sigillo della corona è presente in tutti i libri sulle bestie marine e sui loro cacciatori, si rende conto che sono solo una propaganda creata dalla corona per estendere il loro dominio e che le creature agivano solo per legittima difesa. Di fronte a un grande gruppo di civili, Crow si prepara a giustiziare pubblicamente Red prima di essere fermato da Jacob. Crow e Jacob combattono, mentre Maisie e Sharp, che inizia a credere anche alla visione del mondo della bambina sulle bestie, liberano Red dalle funi. Maisie e Jacob convincono Red a risparmiare Crow e successivamente smascherano la corona per i loro inganni. Il regno rinuncia alle loro convinzioni sulle bestie, incluso Crow. Con Red e le altre bestie marine lasciate in pace, Maisie, Jacob e Blue iniziano la loro nuova vita insieme come una famiglia.